Ciao Vittorio. Ciao Nicla. Ragazze interrotte, un film, di cosa parla? È il film forse che nel 1999, se non ricordo male, racconta al grande pubblico che cosa vuol dire essere una ragazza borderline. Borderline è un termine che viene inserito nella diagnostica psichiatrica e psicoanalitica anche nel 1938 da Adolf Stern, ma per definire qualcosa che non si sapeva definire. Praticamente quel territorio, anzi quella linea di confine che separa le nevrosi dalle psicosi. Nasce come linea di confine e quindi diventa un non luogo, diciamo, ma gli psichiatri e gli psicoanalisti si rendono conto che in realtà raccoglie un numero sempre più consistente di pazienti che non possono essere curati, diciamo così, col metodo della psicoanalisi classica e non possono nemmeno essere curati come i grandi pazienti della psichiatria di inizio Novecento. E quindi la linea di confine diventa un territorio, quella che io oggi chiamerò la borderland, dove si inseriscono gran parte di quelli che oggi la diagnostica contemporanea chiama disturbi della personalità. E per questa ragione è che è diventato il territorio più studiato e movimentato della psicoanalisi contemporanea? Direi di sì, prima di tutto per la sua storia molto articolata e molto complessa. Pensa che c'è stato un momento in cui uscì un famoso articolo negli anni Ottanta in cui si definì l'area diagnostica borderline una sorta di waste basket diagnosis, cioè una diagnosi cestino della carta straccia dove si buttavano i pazienti che non si sapeva bene come definire, come spiegare, come denominare. E poi anche perché è una diagnosi che ha incontrato una grande, diciamo così, leggibilità sociale. Molti ragazzi, molti adolescenti con attitudini autodistruttive, eterodistruttive, comportamenti tossicomanici, comportamenti psicopatici, situazioni relazionali molto caotiche, tentativi di suicidio, sempre al confine tra la patologia individuale e la patologia sociale, sono stati definiti borderline, quindi di nuovo un'area da esplorare. Le conclusioni a cui poi io però voglio arrivare è che, come tutte le grandi etichette, diciamo così, ha avuto la sua fortuna, ma poi si è scoperto che, come tutte le grandi etichette, raccoglie troppe cose. E oggi il lavoro del clinico, dopo aver percorso per quasi un secolo questa borderland, è quello invece di ricostruire diagnosi più individualizzate, più specifiche, che riconducono l'area borderline non più a quel caratteristico comportamento, a quella caratteristica anche descrizione che si può fare del funzionamento psichico, ma semplicemente a quello che viene chiamato un livello di organizzazione della personalità, che certo prevede alcune caratteristiche fondamentali, tra cui la disregolazione degli impulsi, la disregolazione emotiva sostanzialmente, la grande difficoltà nel trovare una distanza relazionale che non sia, diciamo, che non produca angosce di invasione, di intrusione, ma non produca nemmeno angosce di abbandono e di solitudine, e soggetti che fanno una grandissima fatica a, come dire, riconoscere, leggere il senso della propria identità, quindi anche la continuità tra passato, presente e futuro, un proprio progetto di lavoro, di vita, di amore, e ultimissima degli ultimi anni, intuizioni secondo me piuttosto straordinarie nel così decifrare il funzionamento psichico, quelle del gruppo di Peter Fonagy, che hanno studiato il deficit di mentalizzazione, cioè la difficoltà di queste persone di poter funzionare secondo una teoria della mente propria e altrui, quindi anche la difficoltà nel intuire e riconoscere i sentimenti e gli stati mentali degli altri. L'esempio più classico è un terapeuta che fa un'espressione di preoccupazione per il paziente che lo vive come un'espressione di ostilità e di rancore, e allora ecco che si avvita un malinteso transferale che può produrre anche, insomma, difficoltà terapeutiche. Ci sono dei criteri clinici condivisi? Se ci muoviamo sul piano descrittivo, ci sono alcuni criteri che poi sono quelli che ritroviamo nel DSM, il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association, che definisce un borderline uno dei 10 disturbi della personalità, insieme al disturbo istrionico, narcisistico, antisociale o dipendente o schizoide e così via. Poi ci sono dei
criteri più di tipo psicoanalitico, più legati al funzionamento strutturale dell'individuo, che sono riconducibili forse meno alla diagnostica psichiatrica e più alla diagnostica psicoanalitica, in particolare quella di Otto Kernberg, dell'organizzazione della personalità. Anche se l'area complessivamente del funzionamento borderline, io credo che sia, pur ciascuno mettendo in luce alcuni aspetti o altri, piuttosto ben descritta e delimitata. Ma caratteristico della dimensione borderline non è solo quello di aver fatto litigare tra loro o dibattere i vari clinici, ma anche quella di presentarsi in maniera anche piuttosto variegate e cangianti, perché c'è una dimensione borderline dove prevale, quindi un tipo di paziente, diciamo, dove prevale una dimensione più di svuotamento depressivo, un altro in cui prevale invece più una dimensione di impulsività, di aggressività, di tendenza all'acting, e un'altra tipologia borderline dove prevale invece l'aspetto di svuotamento dell'identità. E quindi sono tanti i modi di essere dentro la grande organizzazione borderline e quindi corrispondono anche a diversi descrittori diagnostici. Anche per questo che è una sfida per la psicanalisi? È una sfida e soprattutto secondo me è una sfida perché la diagnosi rappresenta una sfida. C'è una psicoanalista che si chiama Nancy McWilliams che scrisse ormai nel 94, per molti psicoanalisti e psicoterapeuti diagnosi è una brutta parola. Perché? Perché è una parola comunque che definisce, che inchioda, che descrive anche il paziente a un suo funzionamento, a una sua etichetta. E giustamente lo psicoanalista non si vuole soffermare sulla fotografia diagnostica, ma vuole vedere anche come si trasforma nel tempo il paziente, pensa anche a come il paziente può cambiare in relazione alla relazione terapeutica. Ora, secondo me, la risposta non è buttare via l'idea di diagnosi, la risposta è dare un senso alla diagnosi e quindi probabilmente aiutare il clinico a passare da una dimensione diagnostica di labeling, di etichettamento, a una dimensione che chiamiamo riformulazione del caso, cioè di descrizione. Facendo in questo modo si dà alla diagnosi il suo, secondo me, migliore significato, che è quello di descrivere una persona per quanto questa assomiglia a una categoria generale di persone e al tempo stesso descrivere una persona per quanto questa persona è unica con le sue declinazioni, le sue caratteristiche. Questa tensione, questo paradosso implicito nel fare una diagnosi nasce solo da quella che io chiamo alleanza diagnostica, cioè dal farla insieme al paziente, aiutare con le domande giuste, con gli atteggiamenti giusti, con la capacità di lettura giusta. Questo è il modo per passare poi dall'alleanza diagnostica all'alleanza terapeutica. In tutto ciò la psichiatria gioca qualche ruolo o no? Beh, oggi c'è un ruolo grandissimo giocato dalla psichiatria, il passaggio diagnostico dal DSM-4 al DSM-5 che uscirà nel 2013 e che ha già portato parecchio scompiglio relativamente a ciò che si sa verrà proposto dal punto di vista diagnostico. I disturbi della personalità da 10 passeranno a 5. E poi l'altra sfida psichiatrica in questo momento sull'area borderline è se e come ha senso affiancare il trattamento elettivo, diciamo, di tipo psicoterapeutico a un trattamento farmacologico o a un trattamento di gruppo. Oggi sono tre i grossi approcci terapeutici al disturbo borderline, uno più di gruppo e dialettico comportamentale e cognitivo comportamentale, un altro di tipo più focalizzato sul transfert e un altro più focalizzato sulla mentalizzazione. A seconda di quanto il paziente borderline è grave, è disregolato, è impulsivo e rischia di farsi o fare del male, tanto più saranno necessari provvedimenti di carattere anche ospedaliero o farmacologico. No? Se dovessi dare una definizione di personalità e di disturbo, c'è una definizione o no? Sì, io penso che si possa definire la personalità. La personalità intanto la definiamo etimologicamente. Persona è la maschera del teatro greco, quindi è qualche cosa attraverso cui persona, il suono, passa attraverso una maschera, che è quello che vedono gli altri. È una dimensione di voce interiore che si esprime con una caratterizzazione. La personalità è l'insieme delle caratteristiche individuali che
attraverso, diciamo, la maggiore o minore stabilità dei tratti, che sono gli elementi costitutivi della personalità, in qualche modo descrive il modo che ha un soggetto di pensare, di vivere affettivamente le relazioni, di muoversi nella dimensione sociale e di, come dire, gestire la propria l'espressione di sé tra gli aspetti più intimi, affettivi e interni e le loro declinazioni relazionali. Tutte queste caratteristiche individuali sono riconducibili a tipologie più generali. I caratteri di Teofrasto sono forse una delle antiche descrizioni delle tante personalità, erano fatti per il teatro ed erano ovviamente anche più rudimentali, il chiacchierone, l'avaro, il permaloso, il maligno. Oggi fortunatamente non siamo a livello di caratterizzazione così naif, ma esistono dei cluster caratteristici di funzionamento individuale che possono ricondurre il soggetto alla personalità, senza dimenticare che nel modello che oggi viene così, insomma, più considerato relativamente alla personalità, c'è un intreccio tra l'aspetto temperamentale, cioè la, diciamo così, la biologia della personalità, l'aspetto più adattivo relazionale sociale e l'aspetto poi più collettivo. Ecco, questa gradazione di componenti e l'intreccio di queste diverse componenti caratterizza la personalità del soggetto. Un'ultima domanda: in che senso tutto ciò è una questione di coscienza? Io credo che sia una questione di coscienza soprattutto per il clinico, perché in fondo la relazione terapeutica, e allora a questo punto mi fa piacere ricordare l'ultimo libro che insieme a dei colleghi, Gerardo Amadei, Giorgio Caviglia, Francesco De Bea, abbiamo curato per Raffaello Cortino Editore, si chiama La svolta relazionale, itinerari italiani. È una questione di coscienza saper ricondurre la personalità dell'altro alla propria personalità nella costruzione di un dialogo terapeutico. Questo per esempio è una delle declinazioni della svolta relazionale. E credo che la coscienza oggi dei clinici debba essere quella di informarsi e saper leggere anche al di fuori delle tradizioni più nobili, però a volte forse eccessivamente legate a quello che è stato definito un non così splendido isolamento, di dialogare con le neuroscienze, col cognitivismo, con l'antropologia, con la sociologia, per capire il paziente che razza di soggetto è, che interlocutore è, qual è la sua personalità. Grazie Vittorio. Grazie Nicola.